Ciao a tutti da Italian Game Channel, questa è una partita multiplayer di Shogun 2 Total War. Sono contro Soldatino di Ferro, ormai lo conoscete, è un mio amico di Steam. Dopo una serie di tentativi di trovare una partita 2 contro 2, non c'è stato proprio niente da fare per i vari bug di merda che ci sono in questo gioco che andrebbero risolti. E quindi siamo stati costretti a fare tre partite di fila, uno contro uno. Vi descrivo un attimo il mio esercito. Il mio esercito è composto da po innanzitutto pochissime unità di veterani. I veterani sono soltanto gli arcieri davanti, che sono composti da un'unità di samurai e due di Ashigaru, i contadini. Poi ho ben 6 unità di samurai con katana, 2, 4, 6, sì. E 3 unità di cavalleria con gli Yari, nascosti nel bosco. Come andremo a vedere nella partita dopo, che vi consiglio di vedere, userò più o meno la stessa tattica con la cavalleria, ma stavolta sorprendendo il nemico, perché siccome ho portato la cavalleria tutta sulla sinistra, la prossima partita farò una strategia, praticamente dividerò la mia cavalleria confondendo tantissimo il nemico. Infatti lui dopo la partita me l'ha anche detto che è stato sorpreso dalla mia cavalleria. Comunque andiamo a vedere l'esercito di Soldatino di Ferro. Come si può vedere hanno il cerchietto sotto la bandiera. Ciò significa che sono dei straveterani, sono talmente forti che faranno un mazzo di culo alle mie unità. Sono samurai con Nanigata ad avercele. Sono fortissime sia contro la fanteria che la cavalleria. Poi un'unità di Ashigaru strapotenziata. E altre unità di samurai con arco, i monaci che sono veramente forti, il generale e monaci con arcieri. Diciamo che la partita è praticamente un handicap sarebbe, perché le sue unità sono talmente forti che, paragonate alle mie, sono veramente divine. Dalla mia parte ho soltanto il numero numericamente maggiore, però non. Come sappiamo, il numero non conta più di tanto. Ok, io Velocizziamo un per attimo tutta la la partita. partita. Sono rimasto camperato perché, sinceramente, non. Che cacchio andavo ad attaccare? Cioè, sono veramente potenti. Quindi, l'unico bonus che mi sono riuscito a ottenere, cioè, a prendere, è stato quello di camperare. Lui subito entra nel cerchio d'azione dei miei arcieri. Io dico, cioè, ordino ai miei arcieri di attaccare tutte le sue unità. Come potete vedere non causo tantissime vittime perché sono resistenti, hanno una buona corazza, uso le frecce infuocate e diciamo che funziona abbastanza bene anche se mi aspettavo di ammazzare molte più unità. Intanto sta per raggiungere i miei arcieri, quindi io sono costretto a indietreggiare e gli arcieri nemici che sono fortissimi, i monaci, mi buttano le frecce infuocate sulla mia fanteria. Io attacco le sue unità. Come potete vedere, cioè non è che ci vuole arte. Le mie unità sono 3, 3 unità contro un'unità di Nanigata. Eppure queste unità riescono a tenere testa a 3 unità. Addirittura qui mi manda in fuga un'unità di. Mi sta per mandare in fuga un'unità. Cioè, sono veramente fortissimi. Io ancora non utilizzo la cavalleria perché volevo aspettare il momento giusto. Lui avanza con il generale, secondo me è una mossa molto stupida. Infatti uccido veramente tanti cavalli del generale, come potete vedere. E naturalmente lo ritira. Ha fatto, diciamo, bene ad accorgersene subito perché io con la cavalleria esco, sorprendendolo, ma non più di tanto perché ho tutta la cavalleria sul fianco sinistro, quindi e attacco dietro le retrovie del nemico, ma riesco a demoralizzare le unità, ma non vedremo che non servirà a niente perché mi ha già eliminato un'unità di cavalleria. Con l'altra attacco gli arcieri, ma gli arcieri sono. Sarebbero, aspettate un attimo. Altri uomini stanno Samurai con arco, scappando dal quindi campo di sono abbastanza battaglia. resistenti. È uno spettacolo vergognoso. Perdo l'altra unità di cavalleria. Gli altri andranno in fuga molto presto. Anche perché il nemico ha usato un'abilità che io non so quale sia. Qui un pallino rosso mi demoralizza veramente tanto le unità.
L'unico fianco che riesco a tenere è il fianco sinistro con tutte le mie unità di katana e un'unità del mio generale. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Ecco, come se non bastasse la sfortuna, cioè perdo il mio generale che fugge, quindi le unità mie andranno presto in fuga. La cavalleria attacca anche l'altra unità di arcieri che mi è rimasta. Velocizziamo un attimo la partita. Lui mi manda un'altra unità di nanigata, che sinceramente non c'era bisogno. Finisce qui la partita, mi ha praticamente distrutto. Gli ho fatto veramente pochissime vittime fra le sue linee. Erano tutti fortissimi, con un grado elevato. Non c'era niente da fare. Questa è tutta la prova.